Ciao, oggi facciamo del survival. Uno dirà cosa ci fai in casa a fare del survival? Si è spaccata la lavatrice. Più survival di così. Andiamo, va. Il problema che si presenta è questo, praticamente lavatrice piena d'acqua e queste spie che lampeggiano tutte. Mi sono documentato un po' su internet e in effetti queste luci, che normalmente sono i bottoni con cui si scelgono alcuni programmi, hanno un senso quando lampeggiano a sto modo. O meglio, ognuna di queste ha un numero, quindi 1, 2, 4, 8, più quest'altra qua in fondo, 16. Sommando i numeri che corrispondono alle spie che si accendono, si ottiene un codice che segnala l'errore, quindi 1 più 2, 3 più 8, 11. L'errore 11, sempre cercando su internet, corrisponde a un errore della pompa di scarico dell'acqua, e in effetti la lavatrice è piena e l'acqua non esce. Quindi adesso bisogna cercare di far qualcosa. Allora, per svuotare la lavatrice, cosa si può fare? Staccare il tubo, ovviamente prima si toglie la corrente, che è la prima cosa da fare. Fatto questo, praticamente bisogna, se il tubo di scarico dell'acqua è attaccato al muro, bisogna staccarlo dal muro e cercare di far uscire tutta l'acqua possibile da quella parte. Dunque io ce l'ho in effetti qua dietro e adesso andiamo a vederlo. Ho spostato la lavatrice, quindi chiudo l'acqua di carico, di modo che qualunque cosa succeda non ne venga fuori a ettolitri. E qua di sotto, adesso qui è buio, non so se si riesce a vedere, eccolo lì, c'è il tubo di scarico. Quindi mi servirà una pinza, io prendo la mia fida cagnetta e bisogna svitare il bullone apposito e staccare il tubo dal muro. Mi devo preparare un catino perché l'acqua che uscirà da questo tubo la devo fare, devo insomma in poche parole raccogliere e buttare via. Quindi preparo di qua. E vado a staccare la cosa dal muro. Ok, io adesso la macchina l'ho già svuotata. Comunque il metodo è questo, praticamente abbassando il livello del tubo sotto il livello dell'acqua, principio fisico, l'acqua esce dal tubo, quindi fino a che esce in questo modo si fa così. Quando il catino è già un po' pieno, basta alzare il tubo e l'acqua si ferma, proprio perché appunto il livello dell'acqua dentro la macchina è più in basso a questo punto del tubo e ci vorrebbe la pompa per farlo uscire. Svuoto il mio catino, rimetto il mio tubo. Quando non esce più così, bisogna abbassare ancora fino a che si riesce a far uscire tutta l'acqua possibile che c'è dentro nella macchina. Questo perché poi bisognerà aprire il filtro per guardare se dentro c'è qualcosa che la blocca. Quindi, svuotata la macchina dall'acqua, passiamo a vedere il filtro della pompa. Allora, la macchina qui davanti ha di solito uno zoccolino. Io l'avevo già tolto altre volte per pulire, quindi non sono stato a rimetterlo, sinceramente. Comunque, con un cacciavite si fa una leggera pressione tra il bordo dello zoccolino e la macchina, si tira in fuori, poi con le mani si stacca. Qui ci sono delle ferritoie dove vanno dentro dei fermi di solito.
Ho posizionato uno straccio qui vicino al filtro perché sicuramente uscirà dell'acqua perché non è potuto uscire tutta dal tubo. E adesso provo a aprire qui. La cosa è semplice, va bene, adesso mi sono dimenticato all'inizio di dire il modello. Comunque questa macchina è una Indesit modello WIL106. Mi preparo anche una pila. Basta svitare, ecco, infatti sta già uscendo acqua. Si svita pian piano e si lascia che l'acqua venga assorbita. Può mettere una salpietta, io ho trovato sta cosa. Ok. Questo è il filtro. Si vede mediamente pulito, non ci sono oggetti strani o qualcosa che potrebbe essere caduto dentro e chiudere questo buchino qua. Quindi purtroppo, e dico purtroppo perché vuol dire che il guasto è più problematico di quanto, quindi non è il filtro. Allora con la mia pila vado a guardare se dentro c'è qualcosa. No. Non si vede niente. Dentro si vedono le palette della pompa. Allora, con un cacciavite provo a far girare e vedere se. E sembrerebbe che non ha niente che la blocca. Le palette si muovono a scatti, è normale che sia così, almeno in questo modello qua. Cioè, si sente proprio una resistenza magnetica del motore, tac, tac, tac. Quindi direi che bisogna provvedere in altro modo. Ovviamente io ho tolto la corrente, chiuso l'acqua e fatto tutte queste cose, mi raccomando, non facciamo stessa cosa anche se si deve pulire il filtro, stesso procedimento. Vabbè, normalmente la macchina funziona, comunque se non funzionasse si svuota l'acqua, si toglie la corrente, si chiude l'acqua di carico e poi si fa questo lavoro qua. A questo punto il passo successivo purtroppo è di dover andare a guardare la pompa sotto, quindi bisogna staccare l'acqua di carico, chiuso sempre il rubinetto, tutto quanto, se non si è sicuri chiudiamo il rubinetto centrale. Quindi l'acqua in caso non entra. Sicuramente anche qua uscirà un po' d'acqua dal tubo perché comunque quel tubo è pieno, è stato usato fino a poco fa. Via la corrente, via lo scarico e poi bisogna praticamente adagiare su un fianco la macchina da lavare e questo non sarà una roba proprio semplicissima perché la lavatrice ha il suo peso e qua al momento non c'ho nessuno che mi aiuta, quindi survival, vediamo che succede. Si è sdraiata. Sotto ho messo un pezzo di legno perché ovviamente per poter sfilare le mani da sotto e per poterla riprendere quando la dovrò alzare. Quindi adesso bisognerà operare da qua. Facciamo un po' di luce, vediamo se si riesce a vedere. Allora,
Questo è lo scarico dell'acqua. Non sembra che ci siano oggetti dentro che possano dar fastidio. Quindi bisognerà provare a smontare giù la pompa che è qua. E si smonta da questa parte, ci sono quattro vitine di fianco al filtro, dopo magari le vediamo. E provare, io ho provato a guardare, ma i fili sono attaccati, fili di alimentazione, quindi non sembrerebbe un problema di quel tipo. E invece pezzo di plastica rotto, solo una protezione da quello che si può vedere. Penso stato qualcosa del genere, cioè un tubicino protetto da cui è saltata via. E niente, bisogna provare a tirarla giù. Quindi cacciavite a stella. Ok, la pompa è libera, eccola qua, adesso bisogna provare a controllarla elettricamente. Ho visto un filmato su internet, sinceramente, non è che mi sto inventando niente. E poi al limite comprare il pezzo di ricambio. Vediamo un po'. Allora, per controllare il motorino, sempre nel filmato che ho visto, dicevano di prendere un tester, quindi eccolo qua, e provare la continuità elettrica. Quindi ho staccato lo spinotto di alimentazione, adesso qui non riesco a farlo vedere, comunque, che era attaccato qua, e quindi devo, con i due puntali del tester, attaccarli alle due prese qui dove andavano dentro i Faston, e vedere il valore che mi dà. E il valore dovrebbe essere 300 e massimo 300. Qui mi dà 209, quindi in teoria il motore dovrebbe essere a posto. E quindi adesso sono cavoli, perché non so più che cavolo fa. In pratica vediamo se si riesce a vedere. Adesso non so se riesco con una mano sola. Si vede un valore attorno ai 200. Il tester non è niente di che, cioè praticamente basta posizionare la leva qui dove c'è 2000. Perché devo misurare una resistenza che potrebbe arrivare a 300, quindi la prima attacca è 200, la seconda 2000, 20.000 e su da quelle parti. Quindi in questo caso mi misura fino a 2000 ohm di resistenza. Boh, adesso bisogna pensare un attimo cosa fare, magari provo a smontare questi tubi e vedere se c'è dentro qualcosa, però l'elica dentro girava, sembra, senza troppi problemi, quindi vediamo un po'.
la pompa è smontata. Nel caso fosse lei, praticamente uno compra il ricambio e rifà il passaggio, come dire, al contrario e rimonta tutto e la cosa sarebbe risolta. In questo caso, adesso non so, vabbè, se venisse un tecnico la roba è già smontata, al limite fa prima a sistemarla. E adesso vedo se trovo qualche altra soluzione, nel senso che magari potrei portarla in un negozio di ricambi se me la controllano. Perché se no, se non è questa, potrebbe essere la scheda elettronica e allora lì a quel punto purtroppo io non ci posso fare niente. Vediamo, se no è tutto qua. Grazie.